Quindi questo Lent, Lent viene da lengthen, allungare, perché quando arriva qui il sole, la storia, tutto comincia qui, nella testa, nel cervello. Perché questo grafico non solo descrive l'anno, descrive anche il giorno, no? Avete capito quello ancora? Sì, sì. Yeah. Perché qui è l'inizio dell'anno, perché qui, però, qui anche è l'inizio del giorno, le 6 di mattina, le 12, sì. Le 6 del tramonto e le 12 di notte. Quindi c'è due cicli che si imitano alla perfezione, perché il giorno e la notte imitano estate e inverno. Però qui c'è tanta gioia nella primavera, perché questo è tutto positivo. Questi altri quadrati non sono positivi quanto questo, perché crescere è sempre buono o cattivo? È buono. Calare non è buono. Quindi da questa parte positivo, da quella parte sole discende alla morte, negativo. Questa parte di sopra è positivo, di sopra, questa inverno è negativo. Quindi solo qui si hanno due, in astrologia si dice questo è l'era di oro. Corrisponde alla prima casa? No. 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 Oh, yes, sì, corrisponde, sì. Sì, corrisponde alla prima casa. Questo Ariete corrisponde alla prima casa in astrologia. Toro, seconda, sì, sì, yeah. Come no? Però non confondiamoci, perché le case vanno in questa direzione. Dobbiamo fare un cambiamento solo, da capire tutto riguardo all'astrologia, perché l'astrologia, se prendete nota di questo, sarete astrologi in poche settimane, perché si basa su questo. Comunque, tutto. Volevo dire una cosa, il più e il più, i due più sono una elettricità positiva, di là c'è negativo, cioè si parla di poli positivo e negativo elettrici, non di positivo, valori positivo, negativo, neutrale, transitorio, sì, rispetto all'elettricità, quattro polarità, polarità rispetto all'elettromagnetismo. Mm-hmm. Sì. Sì, è per farvi capire che l'oro qui, argento, rame, ferro, via dicendo, ok. Io non ho capito. No? Ah sì, ok, allora facciamo un po' così. Qui c'è un emisfero, ok? Questo è buono perché tutto cresce qui. Luna crescente è bella. Uguale con il sole. Ugualissimo. Il sole che cresce dal 25 di dicembre quando nasce fino al 21 di giugno è buono, è positivo, crescita. Quindi positivo, positivo da questo lato. Questo è negativo perché il sole cala. Certo, è negativo, il sole va giù, quindi negativo, negativo. Allora, abbiamo fatto queste due. Ora facciamo queste due. Quella di sopra, estate, giorno, è positivo. Più, più. Questo inverno, di notte, è negativo. Meno, meno. Quindi guardando l'intera cosa si vede qui c'è positivo, positivo, solo qui. Solo qui. Ecco perché è oro, argento, rame, ferro. E quindi scusa, stavi dicendo che questo corrisponde con i valori della vibrazione
non elettromagnetica, elettrica. Perché noi abbiamo assorbito espressioni errate. Elettromagnetismo, proprio. Non bisogna non seguire la scienza ufficiale, vero? Quello che noi siamo abituati a chiamare questo elettricità, questo magnetismo, no? Quello che è negativo. No, no, no. Elettromagnetismo, no? In ogni cosa. Ci sono tutte e due, in ogni cosa, cioè il magnetismo ha la polarità positiva e negativa. No, magnetismo no. Non ha sesso, non ha vibrazione. Solo la vibrazione ha positivo e negativo. Perché vibra. È un po' di là e un po' di qua. Magnetismo. L'onda. Che può non essere. Si muove, è luce alla base di ogni illusione che non si muove, no. E non vibra, non ha sesso, irradia, non ha corpo, è consapevolezza, è la matrice, irradia anche se non il polo negativo, il polo positivo, il campo magnetico. No, no, noi diciamo che quello è il campo magnetico, sì, però perché lo misura elettricamente, è elettrico, è tutta elettricità. Santos. Walter Russell ha corretto questo, purtroppo non gli hanno dato retta. Lui aveva amici, lui aveva tanti amici presidenti, persone proprio in alti luoghi, però l'hanno chiuso fuori della storia contemporanea. Così fanno con Tesla, l'hanno fatto Pierluigi Dina. Solo noi sappiamo chi sia. Se no, lui doveva essere proprio il più grande genio dell'era moderna, punto. Leonardo da Vinci II, lui ha fatto, proprio qui, no, Nord Italia ha fatto un strumento antisismico, perché lui penetrava la terra con un coso, e perché lui dice che è aria, è gas nella crosta della terra che produce terremoti. E lui manda una valvola qui e libera il gas. Ma il gas come fa? Basta mandare giù. In quel punto c'è, che come fa a individuare? Perché loro sanno dove c'è problemi sismici, dove c'è rumori, gas, è tutto gas. E lui manda giù una valvola. Previene. Avete visto su YouTube come lui le nuvole. Faceva con le nuvole? Sì, con la macchina, con le ricordi. Weather modification. Questo è proprio. Facciamo un break o no? Dove siamo? 10 minuti. 10 minuti. Ho un caffè.